Il ritiro della pensione, si sa, è uno dei momenti del mese in cui gli uffici postali registrano i più grandi assembramenti. Un potenziale enorme pericolo per la salute dei cittadini anziani, ma Poste Italiane ha trovato il sistema per ridurre al minimo ogni rischio di contagio. Coloro che infatti non possono evitare di ritirare la pensione in contanti presso l'ufficio postale dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica per cognome prevista per gli uffici. Allora, le pensioni verranno erogate dal 26 fino al 1 di aprile, quindi dal 26 marzo fino al 1 aprile. Questo perché? Proprio per dare la possibilità di scaglionare i pensionati durante queste giornate. È importante appunto scaglionare i pensionati in questi 6 giorni in maniera che non ci sia un afflusso molto importante all'interno degli uffici postali. I pensionati che hanno invece scelto l'accredito della pensione su libretto di risparmio, conto corrente BancoPosta, PostPay Evolution, potranno prelevare i contanti tramite le carte elettroniche da tutti gli ATM Postamat sul territorio 24 ore su 24, senza la necessità di recarsi allo sportello. E raccomando ancora di venire a fare esclusivamente operazioni essenziali, quindi per il pagamento delle bollette che possono essere rimandate ci sono altri giorni a disposizione dopo questo periodo, quindi veniamo solo ed esclusivamente a fare questi servizi essenziali. Tutte le informazioni a partire dal calendario di ritiro della pensione per cognome sono disponibili sul sito www.poste.it o al numero verde 800 00 33 22.